Con le sue 12 certificazioni militari, la possibilità di resistere a temperature estreme che variano da meno 40 a più 70, siamo in compagnia con lui, l'Amazfit T-Rex, che è uno smartphone ultra resistente di tipologia rugged, con un design molto simile a quello dei vecchi G-Shock. D'altronde Huami, l'azienda che in realtà produce Amazfit, insomma chiamatelo come volete, ha ormai abituato i propri clienti a dispositivi con ottime caratteristiche tecniche vendute ad un prezzo molto interessante, e le premesse di questo T-Rex sono molto molto buone. Prima però lo prendo, vediamo se funziona ancora tutto, ok, perfetto. Prima di parlare però vi ricordo di registrarvi al canale se vi va, di chiedere tutte le informazioni che volete tramite i commenti e chiaramente di attivare le notifiche per avere aggiornamenti a tutti i nuovi video. Quindi, signori e signori, possiamo iniziare dopo la sigla. Data le sue dimensioni decisamente importanti, il design dell'Amazfit T-Rex è di quelli che o si odiano o si amano. Si tratta chiaramente di un design per lo più maschile, con il quale non si è fatta molta attenzione all'ottimizzazione degli spazi, ma va comunque ricordato che si tratta di uno smartwatch di tipo rugged e quindi questo aspetto estetico del T-Rex è più che adatto alla sua categoria. Ed anche se le dimensioni sono quel che sono, bisogna ammettere che Amazfit ha fatto un lavoro egregio con il T-Rex, che con i suoi 58 grammi di peso risulta decisamente comodo al polso, anche grazie alla sua struttura totalmente in plastica rinforzata che garantisce resistenza ed un'estrema leggerezza. Lateralmente sono presenti quattro tasti metallici con i quali sarà possibile interagire con tutti gli elementi del software, tra cui troviamo quelli a sinistra che permettono di scorrere il menu senza dover toccare lo schermo. È una soluzione niente male, soprattutto tenendo presente che questo smartwatch è stato prodotto per essere utilizzato in situazioni estreme o in acqua, dove per esempio il touchscreen è difficilmente utilizzabile. Molto molto bene. Anche il quadrante è realizzato totalmente in plastica, con un polimero che lo rende molto resistente agli urti, ai graffi, alle botte e quant'altro. E anche se a primo acchito si potrebbe avere un'impressione di utilizzare un dispositivo piuttosto economico, beh, sappiate che il display utilizzato in questo smartwatch è veramente molto interessante. Si tratta di un fantastico pannello circolare AMOLED da 1,3 pollici di diagonale, con una risoluzione di 360x360 pixel che garantisce una luminosità eccellente all'aperto e che supporta l'attivazione automatica con la rotazione del polso, in grado di funzionare piuttosto precisamente, anche se avrei preferito fosse più veloce. Data la tecnologia utilizzata nel pannello, supportata la modalità Always On Display ed inoltre è caratterizzata da un'interfaccia grafica decisamente spartana e che, permettetemi di dirlo, non c'entra proprio nulla con i quadranti di disponibili. E sì, perché qualsiasi sia il quadrante scelto, quando si attiva l'Always On, con l'Always On attivo chiaramente, si potranno visualizzare solo due interfacce, una analogica ed una digitale, che ragazzi, a prescindere che sono molto spartane nell'aspetto, ma poi non c'entrano proprio nulla con il quadrante, con nessuno dei quadranti in realtà che sono disponibili nell'applicazione, ed è una cosa che a me non è piaciuta, appunto, da disattivare l'Always On e preferire magari l'attivazione con il polso oppure la possibilità di utilizzare sempre il display acceso, anche se chiaramente a quel punto l'autonomia scende, ma di questo ne parliamo a brevissimo. Se già conoscete la Amazfit GTR, allora nel T-Rex non troverete alcuna novità di rilievo per quanto riguarda l'hardware che lo anima. Sotto la scocca c'è il solito SoC dual core da 1,2 GHz a basso consumo energetico, che garantisce prestazioni più che adeguate per la tipologia di dispositivo e che è accompagnato da 512 MB di RAM LPDDR3 e 4 GB di memoria interna di tipo eMMC. Anche in questo rack è presente il sensore per il battito cardiaco BioTracker, il GPS che supporta anche GLONASS e la tecnologia Bluetooth 5.0 LE, cioè a basso consumo energetico. Manca il modulo Wi-Fi, è presente il chip NFC, ma solo nella versione cinese dello smartwatch, si può utilizzare solo con AliPlay, un'applicazione per i pagamenti istantanei disponibili solo in Cina, insomma, quindi diciamo che è come se questo smartwatch non avesse il chip NFC. Mancano anche il microfono e uno speaker, il che vuol dire che non solo non sarà possibile telefonare o rispondere alle telefonate, ma non si potrà controllare alcun assistente digitale. Dall'orologio è comunque possibile rispondere o agganciare, ma le telefonate partiranno e saranno gestite tutte sullo smartphone al quale è connesso il dispositivo. Il sistema operativo del T-Rex è quello proprietario di Amazfit, con tutti i suoi pro e i suoi contro, ed integra out of the box la lingua italiana. Ottimo.
Dalla home, scorrendo verso il basso o verso l'alto, si procede ad un riepilogo veloce della giornata, al battito cardiaco medio quando si è a riposo, ad una serie di comandi rapidi, mentre per quanto riguarda le notifiche ricevute bisognerà scorrere verso destra, oppure per il menu delle applicazioni bisognerà scorrere verso sinistra. Insomma, è il solito sistema operativo di Huami, che però è stato arricchito dalla presenza dei quattro tasti fisici che rendono controllabile lo smartwatch senza toccare lo schermo o quasi, ed è, diciamo, una modalità di interazione tipica degli smartwatch, ma un po' meno vista, anzi mai vista in uno smartwatch. Quindi questo cosa è, uno smartwatch o uno sportwatch? Il tasto Select in alto a destra è personalizzabile e sostanzialmente, come vi dicevo, l'unica funzione che non può essere attivata tramite l'utilizzo dei tasti è quella che riguarda l'apertura del menu delle applicazioni, che richiederà comunque uno swipe con il dito. Rimango piuttosto perplesso per quanto riguarda la precisione del rilevamento per il battito cardiaco, che può essere attivata certo H24, ma che rispetto ad altri competitor l'ho trovato leggermente sottotono, ma veramente nulla di che, mentre sono molto soddisfatto della velocità del fix del GPS, che nonostante i primi istanti di utilizzo potrebbe essere meno precisa, in realtà è molto molto veloce. Ottima anche la quantità di dati che vengono visualizzati nel corso delle attività fisiche e la possibilità di tenere traccia dell'autonomia residua quando si inizia un'attività con lo smartwatch scarico. È anche presente un nuovo valore PAI, P-A-I, con il quale praticamente si potrà controllare l'effetto della propria attività fisica durante il giorno, e non solo tramite il numero di passi fatti o le calorie bruciate, ma proprio tramite un punteggio che assegna automaticamente il sistema. Le attività fisiche che il T-Rex è in grado di tracciare sono attualmente 13, e proprio come tutti gli altri Amazfit, tutte le statistiche e le impostazioni avanzate di gestione sono racchiuse nell'applicazione per smartphone, sulla quale è possibile creare il proprio profilo utente, impostare gli obiettivi di allenamento, controllare i percorsi sulla mappa e così via. Insondoni, dal punto di vista software, le novità introdotte sono ben poche rispetto agli altri dispositivi dell'azienda. Nella sezione dell'applicazione dedicata al T-Rex si potranno scegliere i quadranti, sono anche piuttosto numerosi e molti in stile Casio G-Shock, personalizzare i preferiti, effettuare gli aggiornamenti ed impostare alcuni fattori che è possibile gestire anche direttamente dallo smartwatch. Ma uno dei limiti dell'applicazione, del sistema pensato da Amazfit, continua ad essere quello delle notifiche. Con alcune applicazioni è un po' fastidiosa la gestione delle notifiche, è possibile visualizzare solo l'ultimo messaggio per intero quando si ricevono diversi messaggi. Insomma, è questa forse la cosa che a me meno piace dei sistemi di Amazfit, ma che tra l'altro l'azienda ha corretto con un altro dispositivo del quale vi parlerò in un altro video, ma portate un po' di pazienza. Parlando di funzionalità, sono presenti il meteo, sono presenti la sveglia, il controllo musicale, i timer, i promemoria, e sarà possibile anche decidere di attivare automaticamente la modalità non disturbare. È un'opzione veramente molto comoda che permetterà di disattivare le notifiche qualora lo smartwatch dovesse rilevare che si sta dormendo, ma con la quale purtroppo non viene disattivata l'attivazione del display con il movimento del polso, che può essere solo programmata ma che purtroppo non è collegata a questa funzionalità. La batteria che integra il T-Rex è una 390 mAh. L'azienda garantisce 20 giorni di autonomia. Personalmente non sono mai arrivato a più di 2 settimane, devo dire la verità, periodo che comunque è anche un po' diminuito parecchio in realtà, quando ho attivato il GPS più volte oppure quando ho deciso di impostare lo schermo sempre acceso, sono arrivato a circa 1 settimana di autonomia. Ma ragazzi, questa comunque è un'autonomia, anzi è una signora autonomia, che permetterà a chiunque indossi questo smartwatch di non essere schiavo del caricabatterie e di poterlo utilizzare senza problemi anche per il rilevamento del sonno. Per esempio, il rilevamento del sonno che ho trovato piuttosto preciso ma poco dettagliato nell'applicazione. L'Amazfit T-Rex è venduto in Italia ad un prezzo ufficiale di 139 euro, che potete trovare direttamente sul sito ufficiale dell'azienda. È una cifra decisamente interessante ed è già inferiore a quella che aveva il GTR al momento del lancio. Certo, sono due dispositivi diversi, ma dato il suo design, il T-Rex è chiaramente uno smartwatch non per tutti, che però non delude assolutamente le aspettative e vi garantisce un'autonomia più che convincente ed un software che, seppur molto semplice, forse privo di qualche funzione un po' più avanzata, risulta sempre molto reattivo. Diciamo che le uniche due pecche che ho trovato su questo dispositivo, tralasciando il design che o piace o non piace, tra l'altro le colorazioni sono diverse, io ho quella lì verde militare ma c'è anche in nero e ci sono anche altre varianti, vi consiglio di andarla a vedere sul sito ufficiale dell'azienda, sono quelle relative a, vabbè, alla gestione delle notifiche, e ok, perché ormai siamo abituati e presto le cose cambieranno, e poi al fatto che quelli di Amazfit non hanno proprio dato importanza ad Always On, è come se abbiano detto ok, mo ce lo mettiamo, però non ci stiamo a perdere troppo tempo. In realtà
l'Always On è, quando è attivo, è quella funzionalità che più si vede, no, sullo smartwatch. È l'impossibilità di poter decidere la tipologia di grafica, l'impossibilità di poter avere più informazioni anche con lo schermo spinto, beh, tendono a spingere gli utenti a non utilizzarla. Io personalmente non l'ho utilizzata perché non mi piace proprio. Ma se siete amanti dei G-Shock e soprattutto se amate il fatto che lo potete indossare, sbattere ovunque, non preoccuparvi di urti, di freddo, di caldo, di graffi, beh, allora il T-Rex è il modello che fa per voi, perché oltre ad essere molto resistente è estremamente leggero, ha dei buoni sensori, un buon software, per non parlare poi del display e dell'autonomia che, cavoli, è molto 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 importante. Ok ragazzi, il video è finito, io sono Dario Caliendo, come al solito se vi è piaciuto vi invito a mettere un like e a iscrivervi al canale. Se avete qualche dubbio sullo smartwatch chiaramente chiedetemelo nei commenti, beh, vi do appuntamento al prossimo video e chiaramente vi mando un abbraccio.